Buonasera, buonasera a tutti, cari miei concittadini e cari compagni, cari concittadini del Rione Zafferana. Forse molti non sanno cosa significa Zafferana, anche perché noi facciamo un discorso molto antropologico, non è che restiamo solo qui a discutere di progetti. Il Rione Zafferana è un rione storico del nostro paese. Nasce da un fiore bellissimo. E stasera facevo un pensiero molto romantico, come d'altronde appartiene a noi che sogniamo una vita migliore. Questo fiore è il fiore che fa nascere l'avvenire. Noi, cari compagni e cari concittadini, stasera possiamo farlo. Possiamo farlo insieme, perché insieme, e non per niente la lista si chiama Insieme per Terranova, possiamo costituire una nuova epoca in questo paese. Un'epoca fatta di giovani, di persone che hanno a cuore il paese, e non solo tu, Eugenio, che vai a piangere nelle case dei nostri concittadini chiedendo un voto. Sei perso ormai, sei vecchio. Bravo! Sei vecchio! Non esisti! Non possiamo dimenticare quello che sei stato politicamente. E badate bene che io non attacco personalmente, l'ennesima volta che lo dico. Politicamente. Non per niente! La tua maggioranza si è sfaldata anche nel 2004. Non per niente il nostro candidato a sindaco, Nunzio Tramaglino, ha preso le distanze da te. C'è un problema, e il problema è tutto politico, è politico, perché credo nella persona di Nunzio, una persona pacata, una persona che è ragionevole, che riesce ad esprimere, anche se non è bravo con le parole, ma questo non ne facciamo una colpa, non ne facciamo una colpa. Le persone si guardano non per quello che riescono a parlare, perché siamo bravi a fare delle parole, tutti quanti siamo bravi a fare parole, ma una cosa è l'animo, è la persona in sé, è una persona disponibile. E io, lo sapete bene, sono una persona molto difficile politicamente, sono una persona ferrea, mi sento di rappresentare il comunista degli anni 50, mi ha detto qualcuno, ma sono un new communist. Un new communist. E con Nunzio abbiamo avuto un discorso molto pacato prima di prendere questa decisione di candidarmi. Lui ha detto: tu lavorerai in piena autonomia se sarai con me nella squadra. Questa è la squadra, caro Luigi Lilangi, questa qua è la squadra. È una squadra fatta di intelligenze, è una squadra fatta di potenzialità, di gente che vuole far crescere questo paese, perché tu non puoi dire che io voglio bene al mio paese. Tutti quanti vogliamo bene al nostro paese, ma non lo diciamo. Noi lavoriamo per il nostro paese. E cari concittadini, è la forza che ci spinge a dire alcune cose, è una forza fatta di idee, è una forza fatta da persone umili che lavorano giorno per giorno, che stanno al contatto con la quotidianità, con i cittadini, che rispondono ai loro problemi. Credetemi, stasera sono stato in una famiglia che ha dei problemi seri. Il sindaco ha promesso pulmini, ha promesso qualsiasi cosa, ma non è arrivato niente. Mi ha detto: caro Flavio, c'è una situazione particolare sui servizi sociali, bisogna lavorare per questo. Io vi prometto stasera che lavorerò per i servizi sociali, ma non solo se vinceremo, non solo per questo, perché è la lotta che ci porta avanti, è il modo di essere, è il modo di agire, è il modo di prospettarsi con la comunità, cari compagni. Non servono le promesse, no, non servono le promesse, serve la chiarezza. In politica serve la chiarezza, l'onestà e la libertà. Non per niente noi l'abbiamo scelto come simbolo della nostra lista. Non per niente. Caro Eugenio Veltri, sei vecchio anche sul simbolo. Permettetemi di dire questa cosa. Sei vecchio.
Nel 2004 la lista capeggiata da Pasqualino Diodati si chiamava Terranova Libera e Democratica. Hai sbagliato anche sul simbolo. Hai sbagliato anche sul simbolo. Hai fatto la tua accozzaglia, perché così. Non ditemi che non è così. E hai sbagliato anche sul simbolo. Quindi, che prospettiva futuro vuoi avere per questa comunità? Che prospettiva? Sei un sindaco precario! Precario! Ibrido! Come vedete sono i miei, sono attacchi politici. Non ho nulla a che fare con col personalismo. Noi vogliamo realmente cambiare le cose. E credetemi, ve lo dico col cuore in mano. Ve lo dico di un giovane che lotta da 10 anni per migliorare le condizioni sociali di questo paese. Forse questa volta ce la possiamo fare. Forse questa volta la squadra è giusta. Forse questa volta il sindaco è giusto. Noi vogliamo Lunzio sindaco. Lo diciamo con forza. Lo diciamo con forza, cari cittadini e compagni del Rione Zafferano. Perché crediamo che con questa squadra si può amministrare questo comune, si possono amministrare quelli che sono i bisogni reali della comunità. Questo è quello che noi vogliamo. Il nostro programma è un programma sincero, è un programma scritto col cuore, è un programma scritto non a due mani, ma a quattro, perché le idee le abbiamo tutti. Non so chi l'ha scritto il programma di Luigi Lirangi, non lo so, forse l'ha scritto solo lui e gli altri l'hanno sottoscritto. Questo me lo deve spiegare, perché quando dice che la politica appartiene a lui, non lo so, non lo so, perché prima di formare il Movimento Civico Popolare diceva: lasciamo le bandiere, mettiamoli da parte, tanto facciamo un movimento civico, io mi candido a sindaco, prendiamo gente di destra, di sinistra, poi il mio obiettivo è quello di diventare sindaco, non mi interessa di nessuno, il mio obiettivo è quello di diventare sindaco del paese, ma noi non ti faremo diventare sindaco di questo paese, caro Luigi Lirangi, non ce la farai, non è così, non sarà così. Questo è quello che vogliamo ribadire con forza in questo rione. Noi ne abbiamo girati tanti, siamo stati nel rione Terra, nel rione Casalicchio, abbiamo visto quali sono le condizioni di quei rioni, le periferie non bisogna lasciarli da soli, bisogna stare vicino ai cittadini. Questa è la politica che Nunzio vuole fare, questo è quello che bisogna capire. Non mi interessa! Non mi interessa se non riesce a parlare, non mi interessa se legge un foglietto, non mi interessa questo, mi interessa lui come persona vicino alla comunità, questo mi interessa, questo. Il nostro paese ha grosse potenzialità, grosse, e noi possiamo farle, noi possiamo sviluppare queste potenzialità. Non per niente, cari concittadini, io 3 giorni fa mi sono sposato, quindi ho deciso di instaurare la mia famiglia in questo paese. Ma perché secondo voi? Potevo andarmene altrove, come fanno tanti altri, poi ritornano e si mettono nelle liste. Questo c'è da dirlo pure. Io sono rimasto qua a fare il mio lavoro, anche se non è il mio, ma lo faccio con dignità, con dignità lo faccio. Perché credo nelle potenzialità di questo paese, credo che Terranova possa rappresentare la nuova Altomonte. Altomonte è un paese che vive di turismo, noi in confronto a loro abbiamo un patrimonio artistico e culturale bellissimo che va oltre. Bisogna valorizzarlo, bisogna crederci, ma non con i mercatini rionali e non con i vigili di quartieri nei 100 giorni. Come li fai i vigili di quartieri?